Il 28 febbraio si celebrerà la giornata mondiale malattie rare. E un mese dopo, il 29 di marzo, andrà in discussione il disegno di legge in Parlamento il testo unico sulle malattie rare. E abbiamo in collegamento l'onorevole Fabiola Bologna, Commissione 12ª Affari Sociali, Camera dei Deputati. Allora, qua abbiamo cambiato tutto, attenzione, c'è stato un turning point, dall'urbanistica siamo passati alle malattie rare, perché comunque è un'occasione importante, noi ci teniamo a dare questa informazione per quelli che hanno una malattia complicata, rara, quindi con delle caratteristiche particolari. Cosa c'è in questa legge, onorevole? Buongiorno, vi ringrazio per dare ritardo alla giornata mondiale delle malattie rare, che è molto importante. Volevo sottolineare che rare fino a un certo punto, perché abbiamo 2 milioni di persone affette e consideriamo anche i caregiver e i familiari, stiamo parlando di 6 milioni di persone che nel nostro paese si occupano appunto anche della malattia rara direttamente o indirettamente. Noi stiamo portando avanti questa proposta di legge e mi riallaccio anche al tema che stavate trattando voi, perché anche i malati rari in un articolato della mia proposta di legge presenta appunto il discorso dell'inserimento lavorativo, quindi loro possono beneficiare molto dello smart working e di questo smart working moderno, dove si possono realizzare all'interno strutture vicine alla propria abitazione e con tutti i servizi di prossimità. Quindi ci sta bene questo argomento. Inoltre noi abbiamo cercato di fare questo, di fare questa legge quadro per fare in modo che i pazienti vengano trattati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Questo ancora non avviene e noi vorremmo con questa legge dare questi principi. Inoltre garantire naturalmente il diritto all'educazione, quindi alla formazione, alla cultura di queste persone e sostenere con un fondo ad hoc le famiglie e i caregiver. Quindi è molto importante questa proposta di legge, è importante la giornata mondiale perché pone l'attenzione su questi malati che sono i fragili tra i fragili e sappiamo adesso anche col ministro Speranza abbiamo chiesto con una lettera specifica di dedicare le vaccinazioni anche in maniera prioritaria a queste persone fragili e ai loro familiari e quindi vedremo la risposta che ci darà, io credo assolutamente positiva. Va bene, io la ringrazio onorevole perché è stata quanti soldi arrivano con questa legge? Anche. Allora, per quanto riguarda il fondo di solidarietà, noi abbiamo investito 1 milione come fondo, ma la legge complessivamente comporta un costo di 16 milioni all'anno a partire naturalmente dal 2021. Quindi è una legge abbastanza costosa, però non costosissima rispetto per esempio a una legge di bilancio. Io avevo presentato anche un emendamento in legge di bilancio per finanziarla, non è stato possibile farlo, ma il MEF finalmente sta preparando la relazione tecnica per l'arrivo in aula e sono convinta che riusciremo a trovare questi fondi necessari a queste famiglie e ai pazienti naturalmente. Grazie onorevole, la ringraziamo veramente perché è un argomento che ci sta molto a cuore, noi riceviamo segnalazioni, inviti a... E poi ci occupiamo spesso anche di salute e sanità, assolutamente, è un tema che ci piace. Qualche minuto della nostra trasmissione dedicato a chi soffre, noi lo riserviamo sempre.